Questo che stai ascoltando è Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico. Sono Alessandro Gelain, insegnante di filosofia, psicologia e scienze umane. Se vorrai stare in mia compagnia, ti offrirò le storie più interessanti della mitologia greca e romana. Il mito ha ancora molto da insegnarci e talvolta, come uno specchio, è capace di mostrare meglio a noi stessi quello che siamo. Puntata numero 82. Dioniso, dio dell'ebbrezza e della follia. La nascita e la primissima gioventù di Dioniso, come abbiamo udito nello scorso episodio, sono state funestate da eventi violenti e terribili, con spargimenti di sangue, morti e risurrezione. Nel suo riparo tra le ninfe, sul monte Elicona, nella grotta Nisa, nome da cui si trae una delle varie etimologie riguardo il suo nome, Dioniso produce per primo del vino. Questa sua invenzione lo rende da subito famoso ai quattro angoli della terra, oltre che a fargli guadagnare la riconoscenza in peritura degli esseri umani. E qui chiedo perdono da stemmi allergici ed intolleranti, cui va tutto il mio rispetto. Divenuto adulto, viene individuato da Era, che ancora gelosa e assetata di vendetta per il frutto di un nuovo tradimento di Zeus, ferocemente rende pazzo questo figliastro. In questo stato, in cui ad azioni atroci si susseguono azioni generose, Dioniso vaga per il mondo conosciuto. Lo accompagnano in questo viaggio senza meta dei satiri e delle donne che, abbandonato il focolare, si dimenano fomentate dal vino e dalla follia, follia che diventa una caratteristica peculiare del dio. Queste donne, le sue sacerdotesse, sono chiamate menadi, per i latini baccanti. Esse, nel momento in cui si immergono nei rituali misterici del culto di Dioniso, urlando Evoè, assalgono i passanti, si uniscono carnalmente a costoro o li fanno a pezzi, squartandoli. Questa ultima e mortale parte del rito, chiamata Sparagmos, viene celebrata in memoria della morte di Dioniso per mano dei titani. Se ricordi la vicenda di Orfeo, il poeta che dopo la perdita di Euridice rifiuta di avvicinarsi a una qualsiasi donna, ricorderai anche come viene fatto a brani, proprio dalle sacerdotesse di Dioniso. Secondo il grande studioso del mito Cal Kereni, in questo modo Orfeo viene dionisicizzato, per così dire. Immagina questa schiera di satiri e di donne in preda ad una divina follia, che attraversa la Grecia e si reca prima in Egitto e poi in India. Chiunque si sogni di affrontare in campo aperto il dio dell'ebbrezza ha la peggio. Le armi di questa schiera di seguaci sono il tirso, ovvero un bastone ricoperto d'edera con una pigna sulla punta, e poi spade, serpenti e delle asticelle ronzanti chiamate rombi. Dioniso non viaggia da solo. Al suo fianco, separato dal resto della truppa, c'è un personaggio particolare, quasi sempre alticcio, il vecchio satiro Sileno. È una creatura di grande esperienza e immaginazione, alle quali con fantasia abilmente riesce a mischiare elementi di una cultura vastissima e una profonda conoscenza dell'intero mondo.
È l'amico, tutore e precettore di Dioniso. Il dio lo ama come un figlio ama il padre e si preoccupa se per caso Sileno, in preda ai fumi del vino, rimane indietro nella marcia o addirittura si perde. In una occasione, addormentatosi da sbronzo nel favoloso roseto di Remida, viene da questi accolto con grandi onori e accudito per diversi giorni. Sileno, mentre smaltisce la sbronza, delizia con dei racconti fantastici Remida e gli rivela certi segreti sulla vita e sulla morte. Rimessosi in forze, riaccompagnato da Dioniso, Sileno viene abbracciato con gioia incontenibile dal dio in lacrime che credeva di non rivederlo più. Dioniso, in riconoscenza dell'ospitalità offerta al vecchio tutore, esaudisce il ben noto desiderio di Remida: trasformare in oro qualsiasi cosa le dita del sovrano tocchino. Come ben ricordi, questo desiderio non è stato espresso da Remida con la dovuta attenzione. Non riesce più infatti a mangiare o a bere. Il pane e l'acqua, al solo sfiorarli con le dita o con le labbra, subito si trasformano in oro. Mida ben presto si ritrova in fin di vita per l'inedia. Dioniso, misericordioso, libera il re da quella che è diventata una maledizione. Il dio veleggia verso l'Egitto. Di fronte alla magnifica città che prenderà il nome di Alessandria, c'è una piccola isola su cui governa l'ospitale re Proteo, che da Dioniso ottiene benefici. Su questa piccola isola, chiamata Faro, su un'altura si trova una costruzione che ospita una pira sempre accesa. La sua luce aiuta di notte i naviganti a trovare una via sicura per entrare nel porto. È proprio dal nome di questa isola e da questa particolare pira che la alta torre, con un riflettore sempre acceso che noi chiamiamo faro, prende origine. Penetrando nel territorio egiziano, Dioniso si allea con delle amazzoni per combattere dei titani che stanno per avere la meglio su re Ammone, ormai detronizzato. I nostri vincono agilmente e restituiscono il trono al legittimo re. Dioniso riprende la strada, ora verso oriente. Qui, regnanti meno ospitali di Proteo, si azzardano ad affrontare in battaglia il dio. Costui, vincitore, scortica i corpi dei re riottosi al suo imperatorato. Tanto quanto è crudele con i regnanti, altrettanto è benevolo nei confronti della popolazione. In India insegna la viticoltura, istituisce nuove leggi e fonda diverse città. Getta un ponte fatto di tralci di viti e sottili e resistentissime trame d'edera. Attraversa fiumi disteso su una, con lui docile, tigre, appositamente inviata a questo scopo da Zeus in persona. Al suo ritorno viene attaccato dalle amazzoni, ora nemiche. Anche loro avranno la peggio. Respinte fino ad Efeso, le superstiti alla carneficina trovano rifugio nel tempio di Artemide, il luogo presso la città di Samo, dove le armate delle amazzoni compiono l'estremo sacrificio in battaglia, viene ancora oggi chiamato Panema, il luogo ricoperto interamente di sangue. Licurgo, re Tracio degli Edoni, riesce con abilità e sfruttando la sorpresa a far prigioniera l'intera armata del dio, il quale riesce a fuggire alla cattura trasformandosi in un delfino e rifugiandosi nelle profondità del mare, presso la grotta di Teti, divinità benevola degli abissi. Rea, che ama Dioniso e lo vuol vedere sempre vittorioso, manda la pazzia al mortale Licurgo, il quale uccide il proprio figlio e ne mutila orrendamente il cadavere, provocando ribrezzo ed orrore
nell'intera popolazione. Riemerso dalle acque, Dioniso minaccia la sterilità delle terre se quell'orrenda azione non verrà equilibrata dall'unica punizione possibile per Licurgo, la morte. Così i suoi stessi sudditi trascinano il re ad essere legato a 4 cavalli per poi essere squartato. Penteo, re di Tebe, con la cui storia concludo questa carrellata di atrocità, anch'egli si azzarda ad opporsi ai riti dionisiaci. Penteo è figlio di Agave, sorella di Semele, madre, come sai, di Dioniso. I due sono perciò cugini. La sua vicenda ci viene narrata nel testo Le Baccanti di Euripide, uno spettacolo che ancor oggi viene rappresentato presso anfiteatri con grandi dotazioni di comparse che interpretano la truppa di donne invasate al seguito del dio. Dioniso, di ritorno in Beozia, invita le donne ad unirsi in un consesso in cui possa introdurle al suo culto. Qui, proprio nella terra che ha dato i natali alla sua cara e mai conosciuta madre, la sfortunata Semele, Dioniso incontra le resistenze più dure. Le due sorelle di sua madre, Agave, Ino e Autonoe, osteggiano l'operato del famoso nipote per pura invidia di Semele, che fu amata da Zeus in persona. A queste si aggiunge Penteo, re di Tebe, figlio di Agave. Anch'egli aborrisce i riti dionisiaci e fa di tutto per ostacolarne la diffusione. Dioniso induce la sua follia in tutte le donne di Tebe, che si ritirano sui monti a danzare insieme alle Menadi, le sue sacerdotesse. Penteo cerca di catturarne quante più possibile, ma la sua azione di contenimento è vana. Riesce però a incatenare Dioniso, che gli si era presentato come un bellissimo ed esile giovane convertito ai riti dionisiaci. Dioniso, nei panni del giovane mortale, invita Penteo a lasciarlo libero e a permettere la diffusione del nuovo culto a Tebe. Penteo lo deride, affermando di voler catturare tutte quelle donne e di venderle come schiave, come pena per il loro comportamento oltraggioso. Alla ultima offerta del giovane, che gli promette di riportare a Tebe le donne rinsavite se egli farà un passo indietro dal suo diniego al culto di Dioniso, Penteo gli urla addosso che no, mai e poi mai permetterà che questo avvenga nel suo regno, costi quel che costi. Il re è rosso in volto dalla rabbia che lo pervade. Teme infatti che il suo potere sui sudditi stia svanendo da quando Dioniso è tornato in terra natale. A gettare pece sul fuoco arriva un messaggero che narra di come le donne impazzite abbiano smembrato una intera mandria e stiano ancora follemente danzando in una radura in alto sul monte. Dalla bocca del re, che ha perso completamente il controllo di sé, escono le peggiori improperie all'indirizzo del cugino divino e dei suoi seguaci. Dioniso sorride e asseconda questa sua follia imbrigliandola a sé. Ascolta la curiosità di Penteo riguardo quelle che lui definisce sconcezze delle donne invasate e lo asseconda nella folle idea di travestirsi da Menade per riuscire a spiare le baccanti in quella loro riunione, nella radura indicata dal messaggero. A questo evento, rapita anch'ella dall'esaltazione dionisiaca, partecipa anche la madre di Penteo, Agave. Arrivati sul luogo, Penteo, che si lamenta di non riuscire a vedere alcunché, assiste a una meraviglia.
il giovane straniero, con le sole mani, piega il fusto di un alto pino fino a fargli toccare la nera terra. Fa salire sulla cima il re e poi, con attenzione per non farlo disarcionare, rilascia lentamente la pianta. Una voce tonante risuona nell'aria. «Ragazze, donne, vi porto l'uomo che deride voi, me e i miei riti. Punitelo!» 1000 mani sradicano la pianta e il re travestito da donna con una parrucca di lunghi capelli cade a terra. Penteo viene aggredito e smembrato dalle baccanti. La sua stessa madre, Agave, ne mozza il capo. Questa scena di Agave, che sta per compiere il fatale gesto, si ritrova a Pompei, in un affresco divenuto ormai famoso, nella casa dei Vettii. A questo punto, se hai avuto la pazienza di arrivare sin qui, ti starai probabilmente domandando il perché ti abbia voluto ferire le orecchie facendoti immaginare questa o quest'altra sanguinosa scena. È ormai ben chiaro che lo smembramento, lo sparagmos, è una parte simbolica importante nei racconti su Dioniso. Al di là delle singole morti di cui ti ho raccontato, di importanza notevole, a mio parere, sono un paio di conseguenze simboliche che da quegli eventi saltano agli occhi. Quando siamo ebri, abbiamo una percezione diversa, distorta della realtà. Compiamo azioni magari discutibili, ma in qualche maniera riveliamo agli altri e a noi stessi una parte di noi che teniamo nascosta o che addirittura non conosciamo. Il super-io è una istanza freudiana, è una figura che raccoglie in sé tutte le regole che all'essere umano vengono imposte e che l'essere umano poi si autoimpone. Si dice che il super-io sia solubile in alcol. Queste regole, solubili in alcol, scompaiono nel nostro agire da ebri. Per questo agiamo in modo non corretto, dicendo parole o compiendo azioni che non sono accettate dal nostro mondo. Non è un discorso a favore dell'ubriachezza, sia ben chiaro. Dioniso, in modo estremo, asseconda quel segreto desiderio dell'essere umano di andare, per così dire, oltre le regole, oltre le convenzioni e le convenienze. Gli accoppiamenti selvaggi, l'inebriarsi del vino, il procedere incerto dell'uomo ubriaco non sono forse espressioni di una natura intima, pulsionale e nascosta in ciascuno di noi? Siamo forse riconducibili completamente a quell'essere ingessato che la società, il lavoro, gli altri desiderano e che noi, per la maggior parte del tempo, magari anche siamo? Ti faccio un altro esempio, con il sentimento che da solo vale la vita, l'amore. Pensa alla tua persona tipo. L'hai appena incontrata e te ne sei invaghito. Cosa desideri dentro di te? Tu desideri un amore calmo, misurato, tranquillo, con dei calici di bollicine leggere e mignoli in aria. Un amore fatto di momenti di tenerezza tutti uguali e prevedibili, vero? Mentre ascoltavi queste parole, non ti sei sentito scosso dentro, magari dicendo «No, no, cavoli, io voglio essere sconvolto dall'amore, voglio che quando vedo la persona che amo mi esplodano le coronarie, voglio che le parole mi si affastellino nella bocca, voglio essere imbarazzato ed eccitato al tempo stesso e poi voglio che l'amore con questa persona sia anche possesso, che ogni singolo bacio sia anche un folle morso, che la fusione dei corpi ci porti al limite della resistenza fisica, come se ci potessimo rompere il cuore e il corpo in 1000 pezzi, questo voglio». Beh, se in queste immagini che ti ho suggerito, con l'amore che non è solo misura ma anche superamento della misura, ti sei anche solo in parte ritrovato, beh, allora un po' di Dioniso è in te.
le follie d'amore, le serenate accolte a secchiate d'acqua, i baci rubati, le discese ardite e le risalite. Tutto fa riferimento all'amore che sconvolge, all'amore che ti fa sentire il corpo come se stesse per essere fatto a pezzi da cavalli imbizzarriti, all'amore del dio strabico e anguicrinito, signore dell'ebbrezza e della follia, il dio figlio di Zeus e di Semele, Dioniso. Hai appena ascoltato un episodio del podcast Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico, raccontate da me, Alessandro Gelain. Grazie per esserti sintonizzato. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Castbox, scegli tu. Iscriviti a questo podcast sulla tua piattaforma preferita. Ci sentiamo al prossimo episodio.